Giorgio Fagotto ci racconta il suo Covid-19, prego. Intanto buongiorno a tutti e diciamo che questa esperienza del Covid è stato un viaggio interiore che ho voluto memorizzare in un libro scritto nelle salviette, un libro scritto nelle salviette non con sincerità, con tutto me stesso, perché le energie che avevo erano poche. Ma le ho riversate tutto in questo piegarmi su me stesso per raccontarmi in ogni mia emozione e anche sofferenza e anche riflessione. E mi presento, mi conoscete già, però sono l'autore di questo libro apprezzatissimo, vendutissimo, esaurito, adesso verrà rifatto. E sarà presentato il giorno 29 maggio, di domenica, alle ore 2:30, 2:30, 3, presso Sacilato, ma comunque vedrete le locandine. Allora, colgo l'occasione, direttore, per ringraziare le tante persone che mi sono state vicine, perché vedete, soffrire tanto nella solitudine e soffrire tanto con tante tante persone che ti sono vicine con quello che hanno potuto, perché nessuno mi poteva venire a visitare, a trovare. Sono stato 45 giorni sigillato in una stanza, veramente in due stanze, prima a Jesolo Covid-1, ospedale 12 giorni, e poi a recuperarmi, ma non diventavo mai negativo dal Covid e quindi sono rimasto 45 giorni in tutto. Pensate che nella stanza soleggiata ho fatto piangere, piangere, ho visto le lacrime del mio amico che era al lato sinistro del letto mio ed è un poeta. Io lo chiamo ingegnere perché gli mancavano due esami a essere ingegnere, ma si chiama Luciano Cicuto, detto Cico in termini di poesia. E Cico ha versato una lacrima e poi ha scritto una poesia per me. E pensate che Cico, se piange, non è un uomo che dà la lacrima facile, ma lui ha detto: è toccante il tuo libro, Giorgio, è sincero, mi ha commosso. Ecco, commuovetevi anche voi. Lì vi commuovete e qui vi emozionate, perché questo è un viaggio fatto di 3.500 km, fatto da uno che 5 anni prima ignorava la nautica e ha fatto 3.500 km di giorno e di notte. Il ritorno è stato fatto in sole 5 tappe. Bene, a me piacciono le cose estreme. La vita la voglio vivere e voglio morire da vivo. Se va bene, va bene, se non va bene, sorridetemi, perché ho fatto quello che ho voluto. La vita è mia e la decido io. E non sono più giovane come quando ero qua, ma non importa, la mia gioventù è dentro di me. Per quanto riguarda il mio Covid, ho combattuto, pensate che volevano intubarmi, telefono a mia figlia, che dice: papà, come stai? Ma ho detto: mi hanno detto che sto meglio, sai. Ma papà, domani mattina ti intubano. Ma stai scherzando? Ho detto: ma io non so niente di questo. Cado dalle nuvole, mi stai dando. Sto cadendo in un precipizio. Ma papà, guarda, che domani mattina. E allora io tutta la notte ho fatto fare ginnastica ai miei polmoni e a quelli del mio amico vicino, che saluto, ciao Romano, di Concordia. E quindi questo ottuagenario e questo di 72 anni hanno fatto ogni ora 20 aspirazioni con le palline, oltre a ginnastica con le mani, con le gambe. E insomma, alla mattina, quando ho fatto il prelievo diciamo, dell'arteria, del sangue arterioso, ho avuto la gioia di sentirmi dire dall'infermiera: sa che è bello il suo sangue, è bello rosso, lei sta migliorando. Sono contento perché guardate che non andavo nemmeno in bagno, tanto ero debole. Ecco, vi dico la stadiazione della mia malattia. Non andavo in bagno,
Per cui la barba me l'hanno fatta le ragazze dell'OSS e i ragazzi dell'OSS che io devo ringraziare, ma veramente con tutto il cuore, insieme ai medici dell'ospedale che sono una eccellenza. E, insomma, hanno guarito un uomo che ha anche altre patologie e non mi hanno fatto intubare perché sono migliorato. Quindi li ringrazio perché l'idea delle palline e della ginnastica mi è venuta data dal dottor Di Donato che mi ha dato le palline che lei faccia ogni ora 20 aspirazioni. Ecco, e io le ho fatte. Quindi, ok, la vita è bellissima e la rivaluti quando sei per perderla. Io ci sono andato non vicino, vicinissimo. A salvarmi la vita è stata mia figlia che dal Trentino ha telefonato al pronto soccorso. Pensate che figlia che ho. Dal Trentino Alto Adige lei mi telefona e mi dice: papà, come stai? Io per non darle un dispiacere ho detto sto meglio, sai. E lei no, ha chiamato il pronto soccorso di Porto Iruaro e il pronto soccorso mi ha telefonato con un SMS dicendomi complimenti alla figlia che ha saputo convincerci che lei aveva bisogno. Ecco. E la figlia mia ha detto: papà, io sotto la mia responsabilità ho chiamato il pronto soccorso, l'ambulanza, perché ti ho sentito veramente al limite. E io penso che sarei morto quel giorno lì, perché mi hanno dato tanto di quell'ossigeno subito che effettivamente non avevo la forza di respirare quasi. Bene, la vita va combattuta e il guerriero, se vince, continua a vivere con qualche ferita, ma continua a vivere apprezzando ancora di più la vita. E sto sognando, e sto sognando. Io adesso il mio prossimo viaggio, qui sono andato a Siracusa, no? Siracusa, e ho rischiato la vita perché se cadevo in acqua la barca continuava e io mi annegavo. Ho visto la morte in faccia 9 volte, le ho contate, ma le ho superate anche modestamente, perché sono un uomo che sa ragionare freddamente nel momento della difficoltà. E questa è una mia caratteristica. Sono Giorgio Fagotto, il velista solitario, l'audace. E allora ho detto a una persona, ho detto, tiro via l'audace, perché dirmelo da solo, sembra che me lo dica da solo, ma in effetti mi hanno chiamato i giornalisti, Ulisse. I giornalisti mi hanno chiamato l'Ulisse del terzo millennio per quello che ho fatto. Uno che non ha esperienza fa una roba del genere, un viaggio del genere con mezzi scarsi, perché guardate bene che c'è modo e modo, c'è barca e barca. Ci sono certi che oltre ai soldini hanno anche barche robotizzate. La mia è una barca che per tirare sulla randa devo andare sull'albero. Non ho voluto i comandi, le manovre nel pozzetto, per mia scelta deontologica, perché altrimenti sembra troppo facile, troppo banale. Non solo volevo essere solo, ma volevo essere solo nel massimo della difficoltà. Questa campana mi ricorda mia moglie. Quando gliel'ho fatta sentire per telefono, lei era al Crodi Aviano e mi ha tanto ringraziato. Giorgio, che bello sentire la campana di Sant'Agnese. Guardate ragazzi, che termino qui dicendo ai giovani, e io sono un giovane, siamo prudenti con questo Covid. Perché in fondo la mascherina ti salva dalla saliva nebulizzata. Io sono un velista, vi garantisco che la termica fa volare le goccioline lontano, non solo a un metro. Chi ha stabilito un metro l'ha fatto per funzionalità, per non avere costi, ma la verità è che non basta un metro, ci vuole almeno 3 metri di distanza. La voce si sente anche a 3 metri, stiamo pur distanti. Ricorderò sempre il fotografo piccolo che mi ha detto: Giorgio, ha detto, tu sei il primo che ancora anni fa non dava la mano a nessuno per non trasmettere virus influenzali. Certo, io credo che ci si può voler bene e parlare anche senza tanto darsi sta mano e sputacchiarci addosso. La mascherina è un mezzo che, se guardiamo i turisti, la usano molto i turisti, non solo i cinesi. È una buona precauzione. Vi saluto perché la campana,
si sta dicendo che il, come che ho anche scritto nel libro, il mezzogiorno il pane è in forno, se è cotto dammi un tocco, se è crudo lascio là, mezzogiorno è passato. La campana ce lo dice, io vi saluto. Un bacio a tutti i miei alunni, un saluto caloroso da questo insegnante che vi ha voluto bene e vi ha sempre rispettato. Venite tutti, venite in massa, venite tanti a Sacilato il 29 maggio 2022. Ciao ragazzi!